La società 2000 Watt nasce come idea da quel centro di cultura che è il Politecnico di Zurigo, in Svizzera. L'idea di cominciare a costruire anche nei paesi sviluppati una società sostenibile che preveda un'equa distribuzione delle risorse energetiche a disposizione dell'umanità sulla Terra, sia attuale che futura. 2000 watt perché era allora, 10 anni fa, quando nasce l'idea, il consumo medio per abitante sulla Terra. Il petrolio non era a disposizione di tutti, se dovesse essere equamente suddiviso, corrisponderebbe a questa quantità di energia all'anno. Quest'idea, un po' tecnocratica, un po' svizzera, però cerca di conciliare fin dall'inizio due aspetti molto interessanti. Il primo, il tenore di vita, perché gli svizzeri non ci rinunciano assolutamente, deve rimanere della stessa qualità, e non deve arretrare, anzi deve crescere, possibilmente. Secondo tema, se con l'efficienza se riusciamo a mantenere il tenore di vita, anzi incrementarlo, e ridurre così tanto i consumi di energia fossile, il ruolo delle rinnovabili può diventare prevalente e quindi garantire la sostenibilità per le future generazioni. Da qui nasce l'idea tutta svizzera delle città sull'energia e di un sviluppo locale che ha questo come perno. Questo come obiettivo, con parametri certi, con punti di riferimento di transizione interessanti. L'Europa è arrivata dopo, l'ha chiamato Patto dei Sindaci 2020-20, la prospettiva al 2030, al 2050 di riduzione dell'impatto climatico e come chiave di lettura di tutti gli impatti ambientali conseguenti. L'Italia ha approvato il protocollo di Kyoto e per un pelino non l'ha raggiunto, ma insomma praticamente ha raggiunto le sue emissioni inquinanti nel periodo previsto 2008-2012 con un'idea di fondo. Noi facciamo circa 500 milioni di tonnellate all'anno di CO2, che corrisponde a circa 8 milioni di tonnellate a testa per italiano. Io peso 80 kg. Mia moglie vuole che io dimagrisca, quello di cui non si preoccupa mia moglie, ma dovremmo occuparsene tutti quanti, è gli 8 tonnellate a testa. Ebbene, un recente studio, 2013, nella sua validazione conclusiva dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, dice che se consideriamo i costi indiretti delle emissioni di CO2, ma poi anche viene analizzato il particolato piuttosto che le altre emissioni dannose per la salute, esattamente i temi di cui stiamo discutendo oggi, dell'accesso all'energia di qualità per tutto il pianeta, le emissioni per ogni europeo sono 12 tonnellate a testa, il 50% di più. Perché? E beh, perché i cinesi si sono stufati, dovendo cellulare, di dire che producono questo. Ed è colpa loro tutte le emissioni di CO2 da carbone che vengono emesse in Cina a causa di questa produzione. No, loro dicono è colpa vostra perché siete voi che volete farci produrre questa roba per tutti e siete voi, i paesi ricchi, soprattutto che la comprate. C'hanno un po' ragione tutte e due, ma è vero. L'Italia è un paese manifatturiero, importa tanto ormai anche dalla Cina, per carità. Ma esporta anche tanto. E se esporta è perché c'è qualcuno che glieli compra i prodotti che noi facciamo consumando l'energia a casa nostra, mettendo quelle 8 tonnellate di CO2 a casa nostra. E allora dobbiamo cominciare a pensare che la nostra vita dovrà diventare una vita per riuscire a garantire l'accesso all'energia e alle risorse del pianeta e alla disponibilità di risorse naturali, compreso l'equilibrio climatico per tutti, dovrà diventare una vita a 2 tonnellate di CO2.
una vita a 2 tonnellate di CO2 sottintende un cambiamento radicale non soltanto dell'economia e delle forme di produzione, come verrà prodotto questo in Cina piuttosto che in un altro posto del pianeta, ma diventa un cambiamento radicale degli stili di vita di ciascuno dei nostri paesi. Non solo, la Cina ormai emette 8 tonnellate di CO2 pro capite, anche a causa di un livello energetico, di sistema energetico arretrato. Quindi siamo uguali. Quindi vuol dire che ci sono in Cina dei canadesi che fanno 20 tonnellate di CO2 pro capite e ci sono degli indiani che invece, com'è nella Made in India, vuol dire che le ingiustizie climatiche sono ormai all'interno dei singoli stati. Che le ingiustizie nella ripartizione dell'uso e dell'accesso all'energia sono all'interno dei singoli stati. È un cambiamento radicale di orizzonte anche delle trattative mondiali sul clima. È un cambiamento di stile di vita, di modello di sviluppo che deve avvenire in tutto il mondo. E allora la parola centrale diventa la collaborazione. Come riusciamo ad aiutarci l'un l'altro a diffondere le buone pratiche, le buone innovazioni, i buoni livelli di efficienza e di qualità nell'uso dell'energia in tutto il mondo. Dobbiamo iniziare noi per poter aiutare gli altri, non solo per arrivare prima.